Ragazzi, gara sull'ovale di Lakeland, in Florida, USA International Speedway. Partiamo dalla pole, nella categoria Street Stock Car. Pescare partita, gli andiamo dietro. Questo qui è un ovale corto da 1,2 km, ha quattro curve che però praticamente vanno raccordate, quindi è come se fossero soltanto due curve. Quindi partiamo dalla pole. Siamo 20 macchine. Lo strength of field di iRacing è abbastanza alto per questa gara. Vediamo, perché queste gare qui è un autoscontro, anche se sei in testa. Gestione dei doppiati sempre difficile. La gara precedente ero in testa senza problemi. Doppiato mi ha buttato un muro. Fermo, andato. Dai, concentrati. Qui siamo sul rettilineo opposto a quello della partenza. Ok, adesso la pesca rientrerà. Pronti, giù tutto. Luce verde là, ecco, a destra. Ha detto un po' limitatore, ma siamo andati via lo stesso, siamo davanti. Dolce, 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 dolce. Scivola, ma sugli ovali si impara bene a guidare, perché si deve controllare la sbandata. Quell'asino qua dietro mi ha già dato una bussata. Vien dentro in staccata che sembra che sta correndo su una pista normale. Vien dentro dritto e poi frena. Guardalo. Noi continuiamo a guidare puliti e belli rotondi. È una gara di 25 giri. Macchina va molto bene, bella tonda sullo sterzo, riesce a fare bene la curva. Poco per volta ci allontaniamo da quelli dietro. Tamarro qui di dietro con la macchina di Arlecchino, sempre di traverso dappertutto. Stiamo già arrivando a doppiare. Interno, un po' abbiamo perso, va bene, ma va sto pistola che mi ha bussato. Proprio non c'è l'idea questo qua, ma questo mi ha piegato l'ala, vedi come scivola adesso, proprio un asino, scivola un po'. Vabbè,
Io questo qui lo faccio passare perché mi pare infoiato. Lo faccio passare ma attacco dietro, perché la macchina scivola anche un po'. Poi vediamo che succede. Passa, bravo, t'ho levato anche il gas, contento? Facci sognare adesso, eccolo. Non ha capito che è una gara su un ovale in asfalto e non è una moto da speedway sul fango questo qui, no? Vabbè. Abbiamo fatto 11 giri. Ci mettiamo qui, aspettiamo, gli andiamo dietro, vediamo. Io non voglio distruggere le gomme, ci serviranno in fondo. Adesso qui ci sono i doppiati. Adesso non si garella qui doppiati questo qua, vedrai. Astia, non venire giù, te la darò in cima. Uscito di traverso, ragazzo, eccoli. No, puttana. Passato alto per non centrarli e ho sfiancato la macchina sul muro. Speriamo non si sia rovinata. No, curva ancora bene. Solo una sfiancata di carrozzeria. Il fenomeno si è fermato, per forza. Non mi sembra che vada bene. Adesso qui c'è da usare la testa perché i doppiati sono pericolosi. Abbiamo un vantaggio di 3 secondi e 1 sul secondo in aumento. 1-2 decimi al giro ce ne andiamo. Grazie al cielo non ho rovinato la macchina contro il muro. Adesso questi davanti sono doppiati. Ma se guidando così quello dietro non ci viene a prendere, io sto qui tranquillo e tiro a finirla. Mi voglio ingarellare, i doppiati sono pericolosissimi. No, la macchina va bene. Sì, va bene la macchina. Un altro problema su questa pista è il sole negli occhi fuori dalle curve. Tante volte il sole che picchia negli occhi non vedi bene la corda, non riesci a prendere bene l'apex dalla curva. Abbiamo fatto 18 giri, ne mancano 7. Meglio stare distante da questo qui che la macchina già è tutta gipollata, ne deve aver già fatte peggio di Bertoldo questo. Dosare tutta la curva, sennò gli monto in testa. Gli faccio vedere se la capisce di allargare. Capiscono una mazza. È che questo, se ti si mette di traverso e picchia nel muro, ti attraversa davanti, lo centri, ti fermi. Giallo e rosso sta dentro, bravo. Mancano 4 giri. Sto andando piano, secondo più piano che in prova, sto girando un secondo più piano che in prova.
Vabbè che adesso le gomme sono anche consumate, ma proprio passeggiando. Là davanti c'è uno col motore arrosto. Mancano 2 giri. Sto qui tranquillo. È difficile anche andare piano in queste frangenti. Guarda questo, no! Questi doppiati dangerosi, sono dangerosi. Sempre primo, il distacco dal secondo è aumentato a 4 secondi. Bandiera bianca, ultimo giro. Ultima curva. Stai buono, numero 9, tranquillo, non ti punto, sto bene. Ecco. Arrivati, vinto, 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 vinto. Bene, guarda quest'altro, è finita la gara, dove vai? Ma sono proprio fulminati. Guarda lì, sono ancora lì che si prendono sportellate. Ma sei finita? Mettiti qui in safe zone. Macchina ferma, guardiamo i risultati. Eccoli qua, primo. 4 secondi e 7 al secondo, 4 secondi e 9 al terzo e poi gli altri, vabbè, non sono esistiti.